Io ho detto, al di là di quello che sono i titoli, qui c'è un problema di cui nessuno si preoccupa. Il sistema sta saltando. Questo è un dato incontrovertibile. Io lo dice uno che penso che sui conti ha dimostrato essere abbastanza a conoscenza. Ho posto un problema, io non ho fatto repressioni, assolutamente, questo è il programma. Questo ho, chiedevo di approvare questo, adesso ve lo do così ve ne rendete conto se questo è, non ci sono nomi, non c'è nulla. Quando io ho detto, peraltro in forma premeditata, perché ne ero anche a conoscenza che avrebbe fatto questo tipo di scelta, ho detto guardate che qui la situazione è drammatica perché non ci sono le risorse, quindi il sistema sta saltando, o noi troviamo un programma sul quale condividere una posizione, non un sistema consociativo come è stato fino ad oggi nel sistema calcistico, dove tu mi dai una cosa e io ti do un'altra. Questo era un programma che serve per rilanciare la Lega Pro. Può salire una di queste società, non un sogno, una, ma non puoi vendere sogni, devi vendere sogni di realtà. Se vendi solo sogni in questo sistema, ecco quello che sta succedendo. Il sistema, ve lo dico io, ve l'ho detto in tempi non sospetti, infatti lo sta dimostrando, sta saltando. Avete capito o non avete capito? Salta, non ci sono le risorse, perché le risorse sono insufficienti a coprire quelle spese che fa il sistema. Io ho messo i soldi, io dico questo, il sistema deve essere governato, la gente che mette i soldi, perché sa, li vive tutti i giorni i problemi delle società, non la gente che sono apprendisti stregoni e non hanno neanche la cultura per poter parlare dei bilanci, delle norme, non sanno neanche di che parlano. Ma lui può dire quello che gli pare, perché a Bori può dire quello che vuole, a Bori queste cose, io lo dico, se vuole lo vediamo in diretta, glielo dico sempre, tutti i giorni, forse è stato deluso che lo esplicitate, è la verità. È stato deluso perché dica a Bori se mi chiama per fare queste cose che diciamo queste chiamiamole alchimie di carattere finanziario. Dica se è vero che lui mi chiama o meno. Se è vero che alcuni istituti bancari che ho presentato io sulla mia credibilità l'hanno messo a condizione di poter fare anticipazioni anche della rata di luglio. Io dica se è vero. Rapporti miei personali che io ho messo a disposizione del sistema. Uno non può farne 3, 4 di queste. Allora il campionato va rivisitato dicendo la prima accede in Serie A, la seconda 10 milioni. Sbagliato? Ma scusi, lei partecipa alla Champions, no? Che vince? Zero. Ciao, dove va? Da nessuna parte. Però prendi i soldi. Presidente, ma quindi comando tutto lei in lei? No, allora insiste, come comando io? Ma nell'intercettazione? No, nell'intercettazione ci sta scritto un'altra cosa, pari a leggere, perché sennò vai a sentire e ascoltare. C'è scritto un'altra cosa, non comando io. C'è un contratto, c'è un programma sul quale c'è una condivisione di 16-17 squadre sul programma, ci sta scritto proprio sul programma, non sulle persone. Cioè forse voi, vedete, voi come al solito strumentalizzate e artatamente mistificate quello che è stato detto. Voi vedete tutto in termini di comando, perché questa è la mentalità di quella gente che non vuole cambiare nulla. Io comando niente, zero, perché lo sai che c'è? Io sto in certi posti perché mi hanno delegato a rappresentarli, il giorno che mi rappresento mi cacciano via, ed è giusto che sia così. Quindi questa roba è una roba che ha un significato importante. Mi consente, io non voglio parlare però dei giudici. Andate a vedere il curriculum e vedere chi è questo giudice, così vi rendete conto di chi parliamo. Io non voglio entrare nel merito. Io voglio fare pulizia, voglio che la gente ci metta la faccia come ce la metto io e devi fargli lo screening, perché è troppo comodo. Questo è come l'accordo collettivo, quando finisce la storia l'accordo collettivo, lo dite, lo fate i suoi cose, o tutte le battaglie che io ho intrapreso per fini personali. Ma quali fini personali? Mi dite il vantaggio che ho avuto io, un vantaggio, lo dite, ho avuto questo vantaggio, lo dite? Zero.